Tre ragazzi da sogno. È ora delle votazioni per l'annuario. Sceglierete la studentessa più popolare, la più adatta a far carriera e la più fotogenica. Potete votarmi in tutte e tre le categorie. Guardatela, ha veramente una bella faccia tosta. Se riesce a vincere il concorso come la più fotogenica, in terza pagina metteranno il suo viso e chiunque sfoglierà l'annuario dovrà vedere la sua immagine. Non potrei mai sopportare una cosa del genere. Ecco perché tutti quanti dovranno votare per Clover. Ciao, sono Clover, votate me come Miss Fotogenica. Non dimenticate che ogni voto per Clover sarà un voto in più contro Mandy. Non è esattamente la vista oceano che mi aspettavo quando mi hanno invitata a partecipare a questa cosiddetta lussuosa crociera. Già, dov'è la suite che mi avevano promesso? Qui non siamo su una nave da crociera, si tratta di un imbroglio. No, ti sbagli, non è affatto un imbroglio, è un piano diabolico. Sei tu, Terence? Ah, Terence, che piacere vederti. Benvenuti a tutti. Quello che vedete è il mio nuovo quartier generale. Da qui noi sconfiggeremo Jerry e le sue tre spie ficcanaso. E stavolta sarà per sempre. È una bella attrezzatura per una scatola di sardine. Io qui non ci sto, mi serve il mio spazio. Perfetto, fai come ti pare. Per quanto riguarda voi, invece, vi rispedirò nelle fredde e umide prigioni della UP dalle quali vi ho liberato. È bello avervi qui. E ora, permettete che vi presenti. Mirna Bisbottom, Helga von Guggen, Boogie Gass e Tim Scam. Benvenuti nella Lega Anonima Militanti Ostruzionismo Spie. Guarda che Lamos si pronuncia Lemos e vuol dire Babei. Accidenti, è vero. Ma ormai è troppo tardi per cambiare. Ho già fatto stampare centinaia e centinaia di magliette portachiavi con il logo. E quindi ci terremo questo nome. Torniamo alle cose serie. Chi di voi ha in mente un piano per liberarci da quelle spie? Concentratevi. Non riuscite proprio a pensare a niente? Avete qualche idea? Coraggio, parlate. Forse ho trovato. Potremmo provare a sostituire il loro guardaroba con degli abiti gonfiabili. Così quelle tre scocciatrici voleranno nello spazio. Qualcun altro? Ok, mi è venuta un'idea. Gli metteremo dei micro altoparlanti nelle teste e spareremo della musica a tutto volume. Così impazziranno. A quanto pare il nome che ho scelto per il gruppo è veramente adatto a voi. Aspettate un attimo. Ho trovato. Votate per Clover, che è la studentessa più fotogenica. Ogni singolo voto ha valore, quindi perché non votare due volte? Clover, se fai così ti comporti peggio di Mandy. Oh, è vero, hai ragione. Le campagne elettorali fanno male alla pelle. Ecco perché ho intenzione di farmi fare un servizio allo studio Fab Photography. Lì c'è tutto: parrucchiere, truccature, esperto di moda, aromaterapista. Non dire altro, abbiamo capito. Per prepararmi vado subito a casa a purificarmi i pori. Questo vuol dire che non hai degli appuntamenti. Le campagne elettorali incidono anche sulla vita sociale. E voi invece che cosa avete, sentiamo? Non posso crederci, non succedeva da tempo che fossimo senza ragazzo. Oh, non guardate subito, ma credo che stia arrivando un bel terzetto per noi. Ci picchia, mi sa che ci vedo trillo. Ehi, ciao, il mio nome è Clover e devo ammettere che voi tre siete davvero... Siete nuovi della scuola, vero? Non vi ho mai visti. È il primo giorno per noi, sono Skyler e questi sono i miei fratelli Tyler e Wyler. Veniamo dal Canada, studiavamo alla Wellesley High a Calgary. Oh, siete molto lontani da casa, magari più tardi possiamo mostrarvi la città, che ne dite? Che sarebbe fantastico, allora ci vediamo più tardi, d'accordo? Canadesi tutti per noi. Forse la fortuna sta girando dalla nostra parte. Se questa voi la chiamate fortuna, io ne faccio volentieri a meno. Buongiorno, super spie. Wow, che bella moto, è veramente stupenda. È una Nuco Cycle 9000, il primo motociclo Whoop a propulsione nucleare. O perlomeno lo diventerà appena sarà finita. Super spie, ho una notizia molto spiacevole. Terence è appena evaso.
È veramente furbo, è fuggito usando le sembianze di Jerry. Sì, ma la cosa più strana è che altri 4 prigionieri sono riusciti ad evadere. Pensi che i fatti siano collegati? Conoscendo quel folle di mio fratello non lo escludo. Chissà che cosa hanno in mente di fare, vi consiglio di stare in guardia. E affinché possiate difendervi, ecco i supporti. Una copertura per lo skateboard volante, degli orecchini provvisti di microfono ultrasensibile, delle bombe in miniatura e infine un supporto di nuova generazione, la molletta invertipolarità che è in grado di invertire il flusso elettrico di qualsiasi tipo di cavo e che è molto carina da indossare. Bene, super spie, i supporti vi saranno utili, ma spero che non abbiate dimenticato le vostre nuove abilità nelle arti marziali. Io mi alleno ogni giorno! Aspettate, creo l'atmosfera adatta. Wow, guardate che meraviglia! Già, anche la musica che ha scelto è straordinaria! Oh, sono in ritardo, devo vedermi con Skyler al museo. Già, avete le vostre importanti attività mondane, ma non dimenticate, super spie, di guardarvi le spalle. Percepire la qualità dualistica dei colori mutati che si adattano alle curve spigolose che rappresentano la lotta del genere umano per la pace in questo mondo sempre più pericoloso e malvagio. Sai, Van der Flups è sempre stato il mio scultore preferito. Davvero, anche il mio. Accidenti, la tua mano scotta terribilmente. Caspita, guarda come sono venute bene! Che belle, sei proprio uno schianto. Ne sei convinto? Parli sul serio? Certamente, sarai tu la più fotogenica della scuola. Ho un'idea, facciamoci una foto insieme per ricordarci di questo bel momento. Guarda lì e sorridi. Ma chi ti prende? Tyler! Magari ha paura di doversi impegnare. Oh, ma dove sarà finito, Wyler? La partita ormai è già iniziata. Ehi! Ma cosa? Lasciami andare subito! Ma perché mi sento così stanca? Ho un'idea. Ciao, Alex! Cosa ti è successo? Si può sapere dove sei stato? È tardi, entriamo! Forza Beverly High! Volevo dirti che sono appena stata aggredita nella fogna. Guarda, mi sono sporcata anche la tuta. Non importa, andiamo a vederci la partita! Che cos'è successo alla tua felpa? Complimenti, Mirna. I robot plasmatic stanno facendo il loro dovere splendidamente. Wyler si è comportato in modo assurdo. Ma voi avreste dovuto sentire come scottava la mano di Skyler. Insomma, perché vi preoccupate tanto? Abbiamo dei ragazzi affascinanti e simpatici, dovremmo essere contenti. Sì, hai appena detto che Tyler è andato su tutte le furie per un flash. Forse perché gli dà fastidio la luce. Gli comprerò un paio di occhiali da sole e il problema è risolto. C'è il groove, questo
centro commerciale è meraviglioso. Direi che è il posto migliore per fare il pieno di zuccheri. Devo confessare che ne avevo proprio bisogno. Perché ci sentiamo così stanche? I bei ragazzi di solito ci fanno sentire bene. Forse sarà perché questi sono troppo belli. Ma tutte le volte che vedo Skyler mi sento la febbre. Sarà la sostanza che avevo sulla gamba. Il cipriacello dice che ha una fortissima carica negativa. Bene, guarda che c'è. Ecco il trio dell'orrore. Dimmi, come va la tua campagna per diventare Miss Fotogenica? Grazie a questa foto vincerò di sicuro, mia cara. Fab Foto, ah, li conosco, sono andata anch'io da loro. Sono i migliori del settore. Sono talmente bravi da farti sembrare quasi decente. Vuoi dire che hanno fatto delle foto anche a te? Lascia che sia io a consegnare la tua foto. Forse non lo sai, ma faccio parte dello staff dell'annuario. Che cosa? Fai anche parte dello staff? Sicuramente vincerà la migliore. Oh, adesso non mi rimangono più speranze. Finiscila, abbiamo ben altro a cui pensare. Sono convinta che ci sia qualcosa di strano in Skyler, Tyler e Wyler. Ma cosa stai dicendo? Sono certa che Tyler è la mia anima gemella. Ah, com'è bello. Prima di pensare al fidanzamento, vediamo di scoprire qualcosa di più. Dicono di essere andati alla Wellesley di Calgary. Infatti, come pensavo, non ci sono mai andati. Nessuno c'è mai andato, visto che non esiste una Wellesley a Calgary. Propongo di andare a casa loro per trovare delle altre informazioni. Voi non sapete proprio che cosa sia la fiducia. Questo è l'appartamento dove abitano. Abbiamo avuto tutte una sensazione di déjà vu. È come se fossimo entrate nella nostra casa. Sei ancora sicura che Tyler sia normale? Beh, no, comincio a dubitarne. A meno che lui non sia veramente l'uomo della mia vita e abbia arredato la sua camera come la mia. Oh no, è peggio di quanto pensassi. Questa camera è identica alla mia. Non posso crederci, qui c'è persino lo stesso tappeto. E che cosa saranno questi strani tubi? Passaggio segreto. Oh, sembrerebbe quasi che si stiano ricaricando. Se è così, significa che sono robot. Non credo che si tratti di elettricità. È come se si stessero ricaricando con l'energia che hanno rubato a noi. Ops. Secondo voi cos'è questa schifezza? Ehi, assomiglia a quella roba che mi sono ritrovata sulla gamba. Ciao, come va? Scusate, ma non vi concederemo una seconda possibilità. Ehi, ma quello era un calcio a triplo salto mortale. Come ha fatto? È la mia specialità di spia. Chissà chi gliel'avrà insegnato. Questa morta. Ma com'è possibile? Hanno le nostre camere, conoscono le nostre mosse. Non solo succhiano l'energia, ma si vogliono anche appropriare della nostra vita. In teoria dovremmo andarcene, ma non riesco a muovermi. Aiuto. E pensare che cercavo soltanto la mia anima gemella. Questi aggeggi prosciugheranno tutte le nostre energie. Oh, e adesso cosa fanno? Aspetta un momento. Ora fate defluire tutte le loro energie. Sono riuscita a captare qualcosa con i miei orecchini con microfono ultrasensibile. Stanno prendendo ordini da qualcuno. Sembrerebbe la voce. Ma certo, è Myrna Bisbottom, ricordi? Quella pazza della nostra ex balia che ha tentato di sposare Jerry. Ora che le spie sono fuori gioco, voglio che vi infiltriate nel quartier generale della Whoop e che eliminiate quell'antipatico di Jerry una volta per tutte. Ma
Ma dove stanno andando? Vanno a prendere Jerry. Dobbiamo tentare di fermarli. Ma come possiamo fare? Ogni minuto che passa diventiamo sempre più deboli. Aspetta un attimo. Oh, hai proprio ragione, Alex. Quel fermaglio non le dura per niente. Ma no, questa è la molletta invertipolarità. Possiamo usarla per invertire il flusso di energia dei tubi. Ottima idea. I miei complimenti, Alex. Ah, ancora un po'. Ci sono quasi riuscita. Fatto. Ah, evviva! Mi sento come se avessi bevuto un doppio caffè espresso. Coraggio, non c'è tempo da perdere. Su, andiamo. Gladys. I miei sensori registrano delle forti tensioni alla tua schiena e quindi sono entrata in modalità rilassante. Cosa? Fermi dove siete! Mi dici dove hai imparato il calcio triplo salto mortale? Ti sei dimenticato che io so tutto sulle arti marziali? Questa frase mi suona molto familiare. No, aspettate, che volete fare? E adesso ti conviene prepararti a fare un bel tuffetto, amico. No, verremo esposti al combustibile nucleare. E va bene, la festa è finita, mettetelo subito giù. La prossima volta chiedi di farlo con delicatezza. Ho una sorpresa per voi. Prendete. Presto, dobbiamo allontanarci da qui. No, non farlo, romperà il vetro. Non so per quanto tempo riuscirò ancora a resistere. Bene, ora sì che si ragiona. Non così in fretta, non sarò più un giovanotto, ma sono ancora agile. Smettila, così ci stritoli. Ma non capite che anche voi tre verreste colpiti da quelle radiazioni? E allora? Per noi non è un problema. Ma certo, è chiaro. Sono dei robot fatti di plasma e le radiazioni non li disturbano. Ma la luce molto intensa, sì. Esatto. Gladys, perché non ci diamo alla pazza gioia con della musica da discoteca? Agli ordini, Clover. In quel congelatore, presto. Approfittatene per rinfrescarvi le idee. Eccellente lavoro, super spie. Adesso dobbiamo... Un momento, ricevono un'altra comunicazione. Gladys, amplifica il segnale. Che cosa state facendo, trio plasmatico? Vi ho detto di attaccare. Stai solo sprecando il fiato. Ormai i tuoi uomini sono fuori uso. L'ho riconosciuto, quello è Team Scam. Le mie creature hanno fallito. E con loro hai fallito anche tu. Ehi, ma come è Terence? Allora stanno lavorando tutti insieme. Pare proprio che abbiano intenzione di eliminarci. Ecco perché è importante che rimaniate sempre in guardia. Ah, tornando alle cose importanti, chissà se sono diventata Miss Fotogenica. Allora, Clover, i voti sono stati contati. Tra poco scopriremo chi di noi due è la più fotogenica e ho l'assoluta sicurezza che la vincitrice sarò io. Certo, non mi stupirei, visto che tu fai parte dello staff dell'annuario. Cari studenti della Beverly High, vi ricordo di ritirare la vostra copia dell'annuario. Siamo lieti di annunciare che la vincitrice di Miss Fotogenica di quest'anno è niente poco di meno che Mandy! Ce l'ho fatta! Sono io la vincitrice! Oh, tutte quelle ore che ho perso per corrompere i giudici non sono state inutili! E Clover! Avete sentito bene? Quest'anno il concorso è finito in parità, quindi entrambe le ragazze hanno vinto il titolo! Sentito? Anch'io sono la vincitrice! Te lo puoi scordare! Io non condivido proprio un bel niente! Men che meno l'ambitissima foto sulla pagina 3 dell'annuario! Congratulazioni, Clover! Sei riuscita a vincere il concorso e a far arrabbiare Mandy! È un vero incubo! Non c'era abbastanza spazio sulla pagina!
immagino e così hanno unito le nostre facce. Oh no, tutte le mie parti migliori combinate con le tue parti peggiori. Congratulazioni per la foto.